I bambini aumentano, cresce la voglia di nuotare in un mare pulito, bandiera blu questa di Castellabate. Il progetto è avvicinare al nuoto di fondo quante più persone possibile ed evitare che i bimbi instaurino paure per il mare. Sono bimbi piccoli, vengono dal 2008 in poi, la prima garetta la fanno su una distanza breve, 200 metri, hanno già nuoticchiato tutti in piscina, quindi non hanno grossi problemi. A fianco ci sono gli istruttori dei nostri centri che cercano di far abituare gli altri a non avere paura del mare, ma rispetto notevole. Sport, e poi c'è anche un risvolto turistico non indifferente, perché arrivano qui con le famiglie, con le compagne, le fidanzate, quindi anche questo è sicuramente un aspetto importante da sottolineare. Considerate che noi uniamo grossa parte dell'Italia, quest'anno ci sono dalla Toscana alla Sicilia, da master e agonisti che sono venuti alle gare del circuito fin pomeridiano, quindi faranno gare, una gara sui 3.000 e una sui 5.000. E la cosa importante è che apprezzino l'organizzazione e soprattutto la location. Oggi ancora una volta, come dicevi tu, Castellabate è protagonista in questo campionato di nuoto in acque libere. E vedo tanti giovani, tanti ragazzini, ma domani avremo anche i professionisti qui, quindi una o due giorni veramente importante anche sotto l'aspetto tecnico. L'altro evento importante è quello che oramai è arrivato alla terza edizione e che si svolgerà fra Castellabate, Acciaroli e Casalverino dal 10 al 13 settembre e sarà la terza edizione del famoso, oramai e collaudato, torneo internazionale di pallanuoto, che vedrà anche quest'anno la presenza di 6 squadre e di 2 forti formazioni straniere, quindi il Cilento sicuramente protagonista. È un legame sempre più stretto tra il Cilento, come dicevamo, e il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto, che lei rappresenta oggi qui. Ma sì, questa è una scelta che noi abbiamo fatto d'accordo anche col presidente Trapanese già da alcuni anni, quello di decentrare il più possibile gli avvenimenti sportivi, perché è molto facile organizzare un appuntamento di nuoto, di pallanuoto a Salerno, a Napoli, le grandi città. Importante è invece cercare di decentrarli in queste zone che fra le tante cose sono, desiderano avere degli avvenimenti, e c'è una location ideale, il mare più pulito d'Italia, bandiera blu, quindi ci sono delle condizioni ideali per poter consentire lo svolgimento delle attività natatorie.